Domenico D'Alessio lo volevamo fare con una persona che è stata amica, è stata sempre molto vicina a lui, che è il maestro Sergio Iezzi. Io, eccolo qui. Un grande applauso per un grande artista. Eccolo qui. Allora, non a caso è qui il maestro Iezzi, al quale do il microfono, con delle foto, vedo. Adesso ci mettiamo immediatamente al lavoro. E... un attimo che ci appoggiamo ai potenti mezzi della tecnica. Maestro Iezzi, per parlare dell'uomo Domenico D'Alessio. Dell'uomo Domenico D'Alessio, perché diciamo, ha lasciato un segno veramente molto forte nella nostra cittadina con il suo impegno civile, con questo mandato vissuto diciamo, in maniera veramente molto intensa e al servizio della cittadinanza. Non a caso stasera intitoliamo i salotti culturali a lui, persona che insomma li ha fortemente appoggiato. Allora, chiamerei oltretutto qui nel salotto nuovamente il nostro sindaco. Ecco qui. Accomodatevi, così magari questo ricordo riusciamo a farlo a quattro mani. Io vado a far partire le foto, ma tanto sono qui. E vi lascio comunque in ottima compagnia con Roberta e Marina. Maestro Iezzi, dico, le foto riguardano una gita. Sì, intanto io non la chiamerei gita, mi permetto di correggerla, perché non era una gita, era un viaggio che noi, come dico noi per dire l'associazione abruzzese che quest'anno festeggia il ventennale qui a Piglia, è nata nel 92, e il sindaco D'Alessio era nostro socio da sempre, da quando abbiamo iniziato a organizzare questa associazione, e questa associazione ogni anno organizza due o tre viaggi, noi li chiamiamo viaggi alla riscoperta delle origini, cioè viaggi da Aurilia verso l'Abruzzo, tutti i paesi dell'Abruzzo, sono tanti, e quest'anno ci è sembrato organizzare doverosamente questo viaggio proprio alle origini del sindaco D'Alessio, cioè Campotosto. E Campotosto è il comune, ma lui era nato in un borgo, una frazione di Campotosto che si chiama Macioni, che è proprio sul lago di Campotosto, questo lago bellissimo, che è lungo 8 km, è il più grande d'Europa, pensate, come lago artificiale. E allora noi siamo partiti non da soli come associazione, ma abbiamo invitato, e qui ringrazio nella persona del sindaco, l'amministrazione comunale, perché ci è sembrato anche questa parte doverosa, e D'Alessio non andava ricordato solamente dall'associazione abruzzese, ma anche dall'intera città. Quindi questo viaggio è stato organizzato insieme con l'amministrazione comunale, che ha invitato lì ufficialmente. Adesso se riusciamo, io intanto stanno scorrendo le immagini, ecco, vedete già il sindaco, ufficialità della fascia tricolore che indossava l'assessore Luigi Buonadonna, è già saltato. Ecco, no, un attimo, perché le sto chiamando una, non è partito il viso di colore. Dicevo, questa globale. Questo viaggio noi lo abbiamo ricordato con una foto che ritraeva il sindaco D'Alessio all'ultima festa grande che abbiamo organizzato noi come abruzzesi, dove lui figurava insieme con altri amministratori. Ve la racconto magari, se non riusciamo a vedere. No, sto scorrendo piano piano. Ecco, sì, ancora ecco un'altra immagine del sindaco che ci ha accolti calorosamente, il sindaco di Campotosto, e in quella occasione noi abbiamo donato questa fotografia ingrandita con il sindaco tra tutti noi. E poi che cosa dire dell'uomo, mi diceva la professoressa, qua ricordare l'uomo
basta andare su, ecco la foto che vi stavo illustrando, e lo ritrae così in gradino su, e la scritta, se si può zoomare, ma comunque diceva proprio Viaggio alla riscoperta di origini del compianto sindaco Alessio. Questa è la qualifica che noi gli abbiamo dato, primo sindaco apriliano nato in Abruzzo. Questo per noi rimane al di là delle rielezioni, al di là dei mandati, lui, D'Alessio, Domenico D'Alessio rimane per noi abruzzesi il primo sindaco e rimane quindi nel cuore di tutti noi. Con questo io non voglio allungare il discorso perché è inutile, mi dico soltanto che se si riesce a vedere l'ultima foto, sì, l'ultima foto, una bellissima foto che ritrae tutta quanta quella vallata con il lago e con i monti, e questi giù cioè in fondo si vede anche il paesino di Macioni che è proprio a guardia sopra al lago, e da lì mi posso, ecco giù cioè in fondo si vede lì, eccolo qua, ecco col dito, questo è Macioni che sta proprio su un lago, su un braccio del lago che ha due bracci. E l'uomo Montanaro che era, qualcuno ci ha anche giocato sul nome, diceva che il sindaco D'Alessio era il sindaco Tosco di Campo Tosco, faceva un po' il gioco, e questo qui era un titolo giornalistico dei nostri giornali locali. Ma io non direi Tosto, perché Tosto molte volte può anche essere dispregiativo. Io dico che D'Alessio era uno che insisteva nelle sue idee e cercava di portarle avanti, quindi non la cocciutaggine del somaro che sbatte contro il muro, ma la determinazione. La determinazione, ecco, grazie della parola, cioè di colui che vuole e vuole fortissimamente. Ecco, con questo io chiudo. Sindaco, allora diamo a lei la parola in rappresentanza della giunta, ma insomma delle tante persone che... Parlo, sinceramente parlo sempre con tanta emozione quando devo parlare di Domenico, anche perché io personalmente ho vissuto due vicende da amministratore, purtroppo non bene, io ero un amministratore durante l'aggiuntamento, ero l'assessore, la stessa cosa, con la carica di vice sindaco. Mi aveva scelto, ho dovuto sopportare. Io, nonostante la differenza di età, Domenico praticamente lo conosco da tanti anni, anzi abbiamo iniziato politica, ci siamo candidati la prima volta insieme nel 1985, quindi abbiamo intrapreso un percorso che ci ha visto quasi sempre fianco a fianco. Dare un giudizio su Domenico e me è legato a due o tre parole precise. Lui aveva una grande passione che era quella della politica, un grande senso dello Stato, soprattutto era uno che tutti i giorni si prodigava a stare vicino alla povera gente. Per lui, fare politica, azione politica tutti i giorni, amministrazione tutti i giorni, era dare risposte a chi in questo momento non sta passando una vita serena e tranquilla, quindi grandissima passionalità, è una grande perdita per questa città, perché era uno che sapeva fare politica, amministrava, aveva delle idee importanti, e purtroppo però l'abbiamo perso. Questo è grande ancora sconforto da parte mia personalmente, perché veramente sono cresciuto politicamente a fianco a lui. Certo, e noi lo volevamo ricordare, ringraziare, perché in questi anni, in questi tre anni e più di attività, diciamo, come primo cittadino della nostra Aprilia, ha voluto essere presente, sempre comunque a fianco di tutti, è stato veramente in servizio attivo, costante, al fianco di chiunque avesse bisogno di lui. Come associazioni culturali ci siamo sentiti di chiedere questa intitolazione dei salotti, che ci tengo a precisare, cioè
come associazioni, come Vaso di Pandora, semplicemente ci limitiamo a organizzare operativamente, ma sono un'espressione comunque del comune, dell'assessorato alla cultura, perché sono nati, diciamo, da questa collaborazione tra Patricia Renzi, che all'epoca era l'assessore di riferimento, l'assessore proprio sulla cultura, e poi anche lui che ha recepito immediatamente questa istanza. Il Salotto Culturale è nato con una proposta che poi è diventata immediatamente operativa e a più mani ha preso vita. Oggi siamo qui alla quarta edizione e credo di interpretare un po' pensiero comune. Siamo felici che i salotti portino il suo nome da qui in avanti e siamo lieti appunto che l'amministrazione abbia raccolto questa nostra richiesta. Sicuramente estremamente piacere, ma sicuramente noi come amministrazione sicuramente abbiamo già pensato e quando sarà il momento avremo l'atto ufficiale di intitolare la nuova scuola che stiamo ricostruendo, terminando, perché era abbandonata quella di Via Inghilterra, quindi questo è un impegno che ci siamo presi come amministratori. E noi lo volevamo ricordare con un filmato, abbiamo messo insieme le foto che lo hanno visto protagonista in questi momenti di salotto, di questi anni appunto in cui non si è perso veramente una giornata, e lo vogliamo fare con una colonna sonora in diretta e vedrete delle immagini, insomma, dove purtroppo, ecco, lo vedete con noi, nel senso che non lo vedete nella sua complessità, nella sua varietà, nel suo essere presente a tutti gli eventi, ma ripeto, era il materiale che era in nostro possesso, lo abbiamo voluto raccogliere, mostrarlo pubblicamente e anziché mettere un anonimo brano sotto un commento musicale, ci siamo sentiti di farlo dal vivo. Thank you.
dolore. E lei va su qui, però non mi fa troppo male. E così cammina come passi. Se mi distrago un attimo e ti risento dire, sali sul palco, muoviti, fagli vedere tu, dai, va fuori, mangia, fagli vedere tu. E allora adesso sbrigati, non mi restare più. Come si fa a non pensarti, ma è morto. Il suo lavoro. Grazie.